vediamo lo svolgimento di questo esercizio numero 18, svolgimento che è comunque presentato anche qua. C'è un blocco su un piano orizzontale, blocco da mezzo chilo, e questi sono i coefficienti di attrito statico e dinamico radente del blocco sul piano. Sul blocco agisce anche una forza inclinata a 45 gradi, intensa 1 newton. Inoltre il blocco è anche tirato giù attraverso corde e carrucole da questa ruota di massa a mezzo chilo anche lei, che può rotolare lungo il piano inclinato a 35 gradi senza attrito, cioè trascuriamo l'attrito volvente della ruota. La prima domanda è se questo blocco e quindi tutto il sistema scivola verso destra oppure rimane fermo grazie all'attrito. È ovvio che se scivola, scivola verso destra perché il blocco è tirato a destra sia dalla forza F che dalla ruota che tende a rotolare lungo il piano. La seconda domanda, dopo aver visto se il sistema scivola o no, è di appendere una massa in A o in B. In A per farlo rimanere fermo se il sistema scivola a destra, in B invece per farlo muovere, per farlo scivolare se il sistema restava fermo. Poi c'è una domanda finale di approfondimento. Quale massa bisogna appendere in A affinché tutto il sistema stavolta scivoli verso sinistra? Cominciamo lo svolgimento. Per prima cosa scomponiamo la forza F inclinata a 45 gradi nelle sue due componenti, parallele e perpendicolari al piano orizzontale, componenti che possiamo chiamare anche Fx e Fy. Come sempre cominciamo scrivendo coseno e seno dell'angolo 45 gradi. Il coseno è il cateto adiacente all'angolo, quindi Fx diviso l'ipotenusa F. Il seno invece è il cateto opposto all'angolo, quindi Fy diviso l'ipotenusa F. Come al solito ricaviamo le componenti Fx e Fy con la formula inversa, quindi ipotenusa per il coseno, questo è la componente adiacente, e ipotenusa per il seno è il cateto opposto all'angolo. Quindi sostituiamo i numeri, 1 newton è la forza F. Coseno di 45 gradi fa 0,707, quindi il risultato è 0,707 newton per entrambe le componenti, il che è logico perché essendo la forza inclinata a 45 gradi, questo rettangolo in questo caso particolare è un quadrato e quindi le due componenti sono i lati uguali di un quadrato, 0,7 newton approssimativamente. Poi calcoliamo la forza peso del blocco e della ruota, che hanno la stessa massa, mezzo chilo, quindi la forza peso è 4,9 newton. Come vediamo in questo disegno, la Fy, componente verticale della forza F, va a ridurre un po', la forza peso, quindi il blocco risulterà un po' meno schiacciato contro il piano rispetto al caso in cui ci fosse solo la forza peso da 4,9 newton. In altre parole, la forza normale è la sottrazione tra queste due, 4,9 newton meno 0,7 newton. Cioè il blocco è schiacciato contro il piano con soltanto 4,2 newton. Ed è scritto qua, la forza normale è Fp meno Fy 4,2 newton. Anche la forza vincolare, che sappiamo essere sempre uguale o opposta alla forza normale, è 4,2 newton. E la esercita il piano orizzontale, è questa, per non farsi sfondare. Quindi questa è la forza normale, 4,2 newton, che schiaccia il blocco contro il piano, e questa è la forza vincolare uguale o opposta. Ricordiamo che il blocco tende a scivolare verso destra, in assenza di attrito sicuramente scivolerebbe a destra perché è tirato da due forze a destra, una è Fx e l'altra è la componente parallela del peso della ruota che si trasmette al blocco attraverso il sistema di corde e carrucole. Quindi sicuramente la forza d'attrito statico radente sul blocco sarà rivolta verso sinistra per contrastare queste due forze che abbiamo detto sono la forza x, 0,7 newton, e la forza peso parallela che dopo calcoleremo, che attraverso corde e carrucole è trasportata sul blocco, e è questa. Calcoliamo quindi la forza d'attrito radente statica, il massimo valore dell'attrito, moltiplicando il coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Questo è il calcolo, 0,60 per 4,2 newton, 2,5 newton. Questo è il massimo attrito sul blocco. Bisogna vedere se è sufficiente a contrastare queste due forze qua che tirano a destra. Ci manca ancora da calcolare questa forza peso parallela della ruota, quindi disegniamo la forza peso da 4,9 newton e la scomponiamo nelle sue due componenti, forza peso perpendicolare e parallela. E come al solito andiamo a scrivere coseno e seno dell'angolo, che in questo caso è 35 gradi.
Questo angolo si ritrova anche qua, quindi la forza peso parallela è il cateto opposto all'angolo, mentre la forza peso perpendicolare è il cateto adiacente all'angolo. Quindi per trovare la forza peso perpendicolare bisogna fare il coseno, per trovare la forza peso parallela bisogna fare il seno dell'angolo. Questi infatti sono i calcoli, il coseno dell'angolo è la forza peso perpendicolare sulla forza peso, sarebbe il cateto adiacente all'angolo diviso l'ipotenusa. Formula inversa, FP coseno 35 gradi, 4,9 newton coseno di 35 gradi, troviamo 4 newton, la forza peso perpendicolare che poi vedremo che non serve. Invece con il seno dell'angolo, cateto opposto diviso ipotenusa, possiamo ricavare il cateto opposto che è la forza peso perpendicolare. Formula inversa, sostituiamo i numeri, 2,8 newton. Dunque questi 2,8 newton li ritroviamo qua sul blocco trasportati dalla corda e la carrucola. La forza peso perpendicolare non serve perché abbiamo detto prima che la ruota rotola senza attrito, con attrito volvente trascurabile. Ci sarebbe servita la forza peso perpendicolare per calcolare eventualmente l'attrito sulla ruota mentre la ruota scende giù, oppure mentre sta ferma. Comunque l'attrito sulla ruota non c'è, lo trascuriamo, quindi non ci serve la forza peso perpendicolare. Ci serve invece la forza peso parallela, 2,8 newton, che si va a sommare a 0,7 newton per dare una forza complessiva verso destra, F destra, di 3,5 newton, la somma delle due. Come scritto qua, 2,8 newton si somma con 0,7 newton di Fx, e questa è la somma, 3,5 newton. Ora ricordiamo che l'attrito radente statico al massimo arrivava a 2,5 newton, quindi 2,5 newton non riesce a contrastare 3,5 newton che è la somma di queste due forze a destra e quindi il blocco scivola. Come scritto qua scivola a destra perché la forza d'attrito statico massima è minore della forza complessiva che tira a destra, 2 newton e mezzo è minore di 3 newton e mezzo, quindi l'attrito diventa dinamico, non è richiesto ma lo calcoliamo lo stesso, quindi ricalcoliamo l'attrito con il coefficiente dinamico perché il blocco si muove. Il coefficiente d'attrito scende da 0,60 che era il valore statico a 0,50 che è il valore dinamico e quindi la forza d'attrito dinamica si riduce rispetto a quella statica a 2,1 newton e qui infatti è disegnato l'attrito dinamico 2,1 newton perché il blocco adesso si muove. Siccome il blocco scivola a destra bisogna appendere in A una massa per tenerlo fermo. La massa da appendere in A deve pesare un newton, infatti un newton è quel valore che manca alla forza d'attrito statico massima che era 2,5 newton per contrastare le due forze a destra che complessivamente facevano 3 newton e mezzo. Quindi se noi riusciamo a mettere qua un altro newton ad aiutare la forza d'attrito statica, il sistema non scivola più. La situazione adesso è questa di un blocco, un blocchetto in A da un newton che ha quindi una massa che si calcola dividendo per l'accelerazione di gravità, quindi una massa di 0,10 kg all'incirca. L'ultima domanda era l'approfondimento, la massa in A per far scivolare stavolta, non per tenere fermo il sistema, ma per farlo scivolare verso sinistra. Naturalmente si tratterà di una massa più grande di prima, cioè di 0,10 kg, infatti vedremo che verrà 0,61 kg. Se il sistema deve scivolare verso sinistra, vuol dire che la forza d'attrito cambia verso e invece di andare a sinistra come andava prima, adesso andrà a destra. L'attrito da 2 newton e mezzo, forza attrito statico massima, va ad aiutare i 3 newton e mezzo delle due forze verso destra che c'erano già prima, per un totale di 6 newton. Quindi se noi vogliamo far scivolare il blocco a sinistra, qua dobbiamo mettere una massa, una massa che pesa almeno 6 newton, e quindi la massa, dividendo 6 newton diviso g, risulta almeno di 0,61 kg. Superando questo valore di massa, 0,61 kg, questo sistema si muove a sinistra. In conclusione abbiamo visto che sopra 0,61 kg di massa A, questo sistema si muove a sinistra, invece sotto a 0,10 kg, sempre di A, il sistema scivolava a destra. Disegniamo quindi questo grafico, dove è riportato l'asse delle masse di A, quindi la massa di A cresce andando verso a sinistra nel grafico. Partiamo qui da una massa A uguale a 0, il sistema scivola a destra, arriviamo a 0,10 kg, il sistema si ferma,
e rimane fermo fino a 0,61 kg. Oltre i 0,61 kg della massa AA, il sistema scivola a sinistra.